cordiale buonasera, signori. Un cordiale buonasera da Guido Corrado. Allora, spero stiate tutti bene. Allora, estate, signori, eh? è tempo di vacanze, è tempo di colori, è tempo di star bene. Infatti, non so se state già vedendo alle mie spalle qualcosa che vi ispira, qualcosa che ha a che fare col momento che stiamo vivendo, signori. Ecco, noi vi faremo vedere questa sera, vi dico subito qualcosa che è in linea sicuramente con le proposte delle nostre ultime puntate di Selection, ma questa sera diciamo qualcosa di particolare, Mi, amo certe volte ripetermi, puntata speciale, specialissima soprattutto questa sera perché signori voi conoscerete, anzi approfondirete la conoscenza, questo grazie alle tante mail che ci state mandando sul nostro sito, ai tanti eh, collezionisti che hanno proprio... Chiesto di approfondire la visione e la conoscenza di questi due nostri amici di Selection. Voi vedrete veramente questa sera qualcosa che raramente avete visto, almeno da quando eh, è attiva la mia esperienza presso questi studi di Marcon. Signori, vedrete veramente due artisti che hanno a che fare, credo, con la storia dell'arte contemporanea attuale, signori. Eh, Due artisti molto diversi, molto diversi anche proprio come provenienza, come stile, ma uniti veramente da questa grande voglia di, eh, di ricercare, di fare dei percorsi, eh, soprattutto di studiare, di approfondire, di non fermarsi mai. Ecco, partiamo per esempio da questo amico che vedete già inquadrato alle mie spalle, questo eh, nuovo per me perché è la prima volta che ho l'onore di presentare il maestro, il professor Salvatore Tedde, questo grande artista sardo, classe 1936, signori, quindi stiamo parlando veramente di un grandissimo maestro dell'arte contemporanea. Eh, cosa dire, signori, di, eh, del maestro Salvatore Tedde? Il maestro Salvatore Tedde eh, non è certamente nuovo per voi che seguite la nostra trasmissione da tempo, che seguite il nostro sito. Che seguite soprattutto la sua arte, signori, perché questo artista sardo, che quindi non smentisce la tradizione eh, storico-artistica e anche culturale della sua regione, una regione veramente che ha dato grandissimo lustro alla cultura italiana, eh, basti pensare a Grazia Deledda, premio Nobel del 1926, ecco, giusto per citar nome per tutti per non dilungarmi troppo. Ma signori, Salvatore Tedde è un grande studioso dell'arte innanzitutto, è un professore, è un poeta, è un letterato ed è riuscito questo artista a mettere, a tradurre tutto questo attraverso uno stile che lui ha creato, lo stile chiamato La Musa, signore. Quindi ricordate bene questo nome, La Musa, oltre a essere stato un grande classificatore di una sua produzione che ha veramente che si perde nella notte dei tempi e che arriva fino ad oggi, tra l'altro vi dirò con delle quotazioni eh, inusuali forse per la nostra trasmissione, ma, trasmi ma quotazioni che, ripeto, vedendo le opere di cui parleremo adesso, vi renderete ben conto che siano a un livello superiore rispetto a quello che nella nostra trasmissione ci è dato presentare finora. Perché questo, signori, veramente è un grande maestro, è un nome della storia dell'arte contemporanea. Infatti Enrico passiamo subito. Non ti ho salutato, scusami, perso ovviamente nella presentazione di questo nostro grande amico, perso in questo colore, perso in questa luce. Eh, non vedo l'ora di, di presentare, scusami Enrico, se non ti ho salutato, devo salutare ovviamente Giulio, saluto Massimo, saluto Emanuela, ovviamente saluto tutto lo staff qui di Selection e partiamo. Andiamo, lasciamo la parola all'arte con l'opera numero uno, caro Enrico. Opera numero uno. Ecco signori, stiamo parlando veramente di qualcosa che voi vi rendete conto, ha a che fare con una forma d'arte originale che però, ripeto, arriva a questo punto attraverso esperienze che si perdono nel corso di vari anni, dove vedete questo maestro che ha studiato tutti gli stili, tutte le tecniche, ehm, ha studiato la storia dell'arte approfondendola veramente fino alle estreme conseguenze ed è poi riuscito a creare un suo stile così personale. Questo stile dove, per esempio, ecco, voi vedete delle figure, figure che sono un po' un pretesto per parlare di colore. Notate una cosa, se tu Enrico riesci veramente ad andare proprio ad approfondire, notate che questo maestro, come forse vedrete meglio nelle opere non figurative, è riuscito a mettere insieme diversi colori, a collocare, ad affiancare diversi colori, praticamente facendo scomparire il segno. Quindi vedete questa commistione che questo artista è riuscito a portare avanti dopo essere passato attraverso tanti studi, vedete quest'opera. Se non vado errato, Enrico, è del 2002, ecco, se puoi anche inquadrare, perché, signori, stiamo parlando di un artista del 1936 che quindi ha avuto veramente diversi passaggi tra stili, generi completamente eh, differenti. Le opere che voi vedrete hanno, uno, hanno un salto temporale anche decisamente lungo tra di loro. Però, per esempio, ecco, guardate niente di meglio per esordire di quest'opera quest'opera appunto del 2002, guardate che opera stupenda. Ecco, le figure, le figure vedete, sono dei pretesti, sono dei pretesti per parlare di colore, per accostare questo colore, per accostare veramente questo, eh, per dare lucentezza, per dare luminosità all'opera. Vedete, queste figure, non è interesse del maestro Tedde parlare di figure, parlare della storia di queste figure, infatti vedete come vedrete anche meglio in altre opere, le figure sono solo contraddistinte dai loro connotati sessuali, in questo caso i capelli, nelle prossime opere vedrete altri connotati, va bene, non anticipiamo nulla, ma comunque quello che voi salta all'occhio, vedete, è questa grande capacità di questo maestro di riuscire a parlare di colore con questa pittura che ha veramente. voi non, non avete la possibilità di, di trovare dei riferimenti in termini storico-artistici ad altri generi in passato, perché vedete, questo artista è riuscito a trovare dal punto di vista figurativo e non un suo stile, un suo genere ben definito e che è stato e che verrà storicizzato, attenzione! Stiamo parlando di uno stile che è stato storicizzato. Questo è un artista che ha operato una meticolosissima classificazione, pensate 28 sezioni, 28 sezioni diverse per classificare le sue opere. E due stili che sono appunto chiamati la Musa italiana e l'espressionismo la Musa. Qui in voi in quest'opera vedete surrealismo Espressionismo. Potete vedere di tutto, potete vedere un'arte metafisica. Vedete soprattutto, signori, adesso al di là di tutto un'arte armonica che fa stare bene, signori. Ci dobbiamo volere bene, vogliamo avvicinarci a un'opera d'arte, signori, parliamo di mi rivolgo soprattutto ai collezionisti con la C maiuscola. Stiamo parlando di opere importanti, infatti vi anticipo subito che queste opere che come vedete hanno tutte lo stesso identico formato sono soggette a delle trattative riservate, per cui opera numero uno di Salvatore Tedde, inquadrala, inquadrala ancora bene da vicino, telefonate al numero che vedete in sovraimpressione e noi saremo a vostra disposizione per chiedere, per rispondere alle vostre domande anche dal punto di vista economico, signori. Queste sono opere per chi ama collezionare una forma d'arte veramente unica, riconoscibile, un tratto distintivo, un tratto distintivo che si ispira a diversi correnti, un tratto distintivo di uno studioso dell'arte, di un esperto, di un profondo conoscitore dell'arte, prima ancora di essere un grande maestro, che riesce a tradurre tutto questo con una semplicità inimmaginabile. Per cui, signori, chiamate per l'opera numero uno. Il nostro centralino è a disposizione per rispondere a tutte le vostre ulteriori domande, comprese quelle di carattere commerciale. E andiamo, andiamo, caro Enrico, andiamo ancora in questa carrellata di colore. Sei già stato al mare, Enrico, sei già andato, ci vai. Anc ah, eh. Tu sei hai la fortuna di abitare vicino al mare, non come me, mannaggia, ti invidio un po'. Ecco, per esempio, vedi, parlando di mare, parlando di, di luce. Ecco, L'opera numero due. Voi vedete quanto nell'arte di Salvatore Tedde, in dodici anni di differenza, perché inquadra pure Enrico, l'anno di realizzazione di quest'opera, 1990. Quindi parliamo di un'opera di ben 23 anni fa, 1990. Rispetto all'opera del 2002 c'è veramente un grandissimo cambiamento di scena. Che cos'è che accomuna queste opere? Il colore, il grande colore, la grande potenza espressiva di questo colore. Guardate come riesce questo maestro a frammentare l'immagine in colori che però, notate, sfumano l'uno nell'altro. Quindi c'è una conoscenza delle armonie, dei cromatismi. Non c'è la volontà di realizzare i reticoli all'adorazio, attenzione. Non c'è qui la volontà di fare action painting. Lui ha trovato veramente uno stile suo, personalissimo, ma ne ha trovati più di uno. E se voi vedeste le opere precedenti non riconoscereste lo stesso artista, lo riconoscete dalla firma, ma guardate, guardate la capacità, perché un artista veramente, un artista se ha la A maiuscola e Salvatore Ted è uno di questi, deve avere un percorso, deve avere più percorsi. Bisogna ringraziare Salvatore Tedde se è riuscito ad aggiungere tutto questo al mondo dell'arte, al mondo dell'arte contemporanea. E in quest'opera numero due, ripeto, anche questa trattativa riservata, a tutte le opere che voi vedrete del maestro Tedde, se avete, come mi auguro, interesse, signori, perché non potete, voi che avete qualche, diciamo, soldino in più da spendere, ecco, mettiamola così, qualche soldo in più da spendere, qualche cosa in più da parte, quindi mi rivolgo veramente a chi ama avere una forma d'arte un pochino più elevata. Per chi ama avere qualcosa di un artista che verrà veramente ricordato nei libri di storia dell'arte, signori, Salvatore Tedde, artista sardo, classe 1936, opera stupenda del 1990. Guardate come sfumano questi colori. Non so se riesce Enrico a far cogliere proprio il fatto che non esista una cesura netta tra un colore e l'altro, ma come lui è riuscito a creare questa armonia. Sembra, signori, sembra fatta al computer. Scusa, mi, mi scuserà il maestro. 19... Quest'opera evidentemente non è stata realizzata al computer, qui voi la vedete, ma per quella che è la precisione quasi matematica della sfumatura, per la perfezione che c'è nell'armonia, signori. Quest'opera sembra fatta a un computer, da un computer, non da un essere umano, non da uno studioso, da un profondissimo conoscitore degli stili dell'arte antica e contemporanea e che traduce tutto questo con una mirabile semplicità. Ecco quindi, opera numero 2 di Salvatore Tedde, telefonate al numero in sovrimpressione e chiedete la quotazione dell'opera numero 2. Opera numero 3 Enrico, andiamo, andiamo, perché tra un po' so già che Giulio inizierà a farmi strani segni o tu, mi sa che vi alternate solitamente. Ecco, anche qui ritorniamo su un'opera dello stesso anno, 1990, un TED del 1990, anche qui signori, guardate, inimmaginabile. Vedete, questo è un maestro che, pensate, ha iniziato da autodidatta, questo maestro inizia la sua carriera da autodidatta, dopo aver frequentato musei, dopo aver frequentato gallerie. E le immagini che lui realizza, signori, si richiamano agli stili che l'hanno più colpito in questa sua frequentazione, in questi suoi studi. C'è sicuramente, vedete, questa ripetitività schematica, ma questa ripetitività che non annoia, ma che colpisce, che attrae. C'è la voglia di entrare dentro e grazie al nostro amico Enrico voi entrerete sempre più dentro quest'opera. questa frammentazione, ritorna questa frammentazione di questi colori, di queste tonalità di colori. Questa è un'immagine, signori, questa è un'immagine, vi ripeto, quello che voi dovete cogliere è che non è un pezzo di bravura, questa, signori, è un'immagine, un'immagine della realtà, che il maestro vede costruita in tanti colori che si sfumano, l'uno nell'altro. Guarda questo passaggio Enrico, fai vedere bene questo passaggio del giallo, fai vedere questo passaggio dal rosso all'arancione, fai vedere questo passaggio dal giallo all'arancione, non tutto in una volta ovviamente, ma voglio che i nostri amici colgano determinati passaggi. Signori, non è un'arte sicuramente che colpisce di primo impatto, è un'arte per palati fini, per menti raffinate, è una mente raffinata che ha realizzato tutto questo. Voi non dovete ragionare, ricordiamo signori, non c'è niente di più errato che ragionare, io do soltanto degli elementi per valutare, anche dal punto di vista economico, un'opera come questa per la quale ripetiamo lasciamo, voi amici lasciamo che vi informiate personalmente in maniera riservata attraverso il nostro centralino. Ma voglio che tutto questo serva a colpire la vostra fantasia, la vostra immaginazione, a vedere veramente, a cogliere il valore di un artista. <coughs> Proprio perché abbiamo avuto diverse richieste, signori, tantissime richieste su questo maestro, questo maestro comunque molto schivo, attenzione, non stiamo parlando di un artista popolare, da noi difficilmente sentirete parlare di artisti popolari con la P maiuscola, un maestro schivo, un maestro che ha una produzione comunque molto limitata, un maestro le cui opere hanno valori molto molto elevati e lo avranno e lo saranno sempre più questi valori elevati, ricordatevi, lo saranno sempre di più, perché è un artista che non lascia nulla al caso. E anche nell'opera numero 4, non si smentisce Enrico, anche nell'opera numero 4 dove questo colore non è più frammentato, vedete come lui è riuscito a ricreare un'armonia attraverso non più delle forme nette, precise, lineari, orizzontali, ma attraverso un gioco di volute. Guardate che ritmo. Guardate la frantumazione. Lui riesce a frantumare la realtà. Questa è un'immagine della realtà. La realtà è comunque colorata, soprattutto per chi ha gli occhi per riuscire a vedere il colore. Ci sono alcuni che vedono la realtà in bianco e nero. Alcuni individui. Generalmente ci sono i gatti o i cani che vedono i gatti. I gatti vedono la realtà in bianco vedono, possono vedere soltanto le immagini in bianco e nero. Mi verrebbe a dire pensa che sfortunati. No, i gatti sono fortunati anche per tanti altri motivi. Comunque. Chiusa questa parentesi etologica, ecco, ritorniamo a parlare di arte, ritorniamo a parlare di questa arte con la maiuscola, come qui veramente una di quelle puntate che spero vengano ricordate, perché signori, in quest'opera vedete sempre questa ricerca, di creat questa ricerca creativa, che si approfondisce in quest'opera, tra l'altro che se non vado errato è sempre dello stesso periodo, vedi Enrico, non si smentisce il maestro. 1990, lavoro del 1990, quindi lavoro basato sulla ricerca di forme attraverso il colore, sempre con queste forme che si sfumano, dove il segno praticamente è quasi, è pressoché assente. Perché lui riesce a parlare col colore, signori. Un artista tra l'altro che eh, ricordiamo ha realizzato tra le, tra le tantissime mostre che lui ha realizzato da quando è attivo dal punto di vista artistico, una mostra bellissima che si è tenuta a Milano l'anno scorso proprio di questo periodo, mostre a Berlino, mostre in tutta Europa. Un artista, attenzione, di caratura internazionale che ha avuto tantissimi riconoscimenti in Italia e all'estero. Se volete approfondire la conoscenza dell'artista, per chi vede quest'artista per la prima volta, attenzione, il sito www.progettolab.com per avere ulteriori informazioni, non quelle economiche, signore, perché quelle, ripeto, sono informazioni importanti che noi lasciamo alla richiesta personale al numero che vedete sempre in sovraimpressione. Grande maestro Salvatore Tedde. E chiudiamo, chiudiamo per modo di dire perché ancora di cose ne abbiamo da dire caro Enrico, con l'opera... Opera numero 5. Opera numero 5. Ecco signori, non so se queste due opere, ecco, mi, mi piace ecco, mettermi in mezzo a questi, due, a questi due lavori perché le ritengo veramente due capolavori. Io sono, allora, per cultura, per eh, tanti motivi sono un cultore del figurativo, la mia, eh, chiamiamola, formazione, la mia conoscenza di questo settore, del settore dell'arte, parte proprio dalla conoscenza del figurativo, per cui è sicuramente un genere, uno stile che mi esalta particolarmente. Ho chiesto al mio amico Enrico di collocarmi in mezzo a questi due capolavori, questi due capolavori del maestro Salvatore Tedde, perché veramente voglio proprio riempirmi di colore e voglio che vi immaginiate, che ognuno di voi si immagini nel proprio ambiente di lavoro, nel proprio ambiente domestico, immerso in questo stesso colore, con le suggestioni bellissime che questi lavori, queste opere stanno dando a me e stanno dando, spero, anche a voi, signori. Ricordo trattativa riservata, signori, ricordo, volete delle informazioni? Su Salvatore Ted e su queste due opere che voi vedete dietro di me, telefonate al numero in sovraimpressione e godetevi e godetevi per adesso la visione di questi lavori Enrico. Allora dicevo prima le figure, che sono comunque vedete dei lavori che si riferiscono a un periodo di circa dieci anni fa, vedete, lavori del 2002, le figure sono un pretesto, vedete. Noi abbiamo delle figure che servono proprio per consentire a questo colore, quindi immaginate, ecco Enrico, non so se mi, mi puoi fare un favore, puoi tornare per favore sull'opera numero 3, perché vorrei che si vedesse, si capisse bene un determinato aspetto della poetica di Salvatore Tedde. I colori, vedete, vedete i colori, vedete le loro sfumature, vedete come alla fine c'è una compenetrazione, non esiste, ripeto, Cesura, non esiste divisione tra un, un colore e l'altro, tra una sfumatura e l'altra, ma c'è praticamente una sorta di fusione per quanto rimanga una certa dose di riconoscibilità. Passiamo alle opere figurative di cui parlavamo prima, l'opera numero 5 e l'opera numero 6. Vedete che ritorna perfettamente, quindi guardate veramente la, il tratto distintivo di Salvatore Tedde tra un'opera informale e un'opera figurativa. Ritorna esattamente precisa questa stessa suddivisione cromatica, questa stessa sfumatura, questa stessa mancanza di segno tra un colore e l'altro, ma questa volta il pretesto sono due figure, una maschile, l'altra femminile. Penso che abbiate capito quale sia quella maschile e quella femminile, perché, ripeto, l'unica distinzione che il Maestro Ted fa nella semplicità della sua pittura per esaltare direi questa atmosfera di grandissima eh, metafisica surreale, perché alla fine se vogliamo proprio dare un'etichetta a quest'arte figurativa del Maestro Ted, dovremmo parlare di una metafisica surreale. Anche se è sbagliato dare delle etichette, perché, signori, il maestro Ted, sì, è più giusto parlare di un espressionista, e questi sono colori espressionisti, sono, non sono colori che vogliono descrivere il reale, sono colori che descrivono uno stato d'animo. È il maestro che vede con questi occhi, con gli occhi di questo artista, con questa storia, questo grandissimo passato che ha alle spalle, e questo. Grande futuro, grande futuro anche, signori, in termini commerciali, non tralasciamo questo aspetto, signori. Attenzione: chi poteva prendere un'opera del maestro Ted anni fa l'avrebbe presa a cifre ben diverse. Quindi siate lungimiranti, ancora adesso. Siate lungimiranti perché vedete il valore, lo vedete appieno. Vedete soprattutto la godibilità. Perché Signori, adesso al di là di tutti i discorsi che si possono fare. Questi sono veramente dei bei quadri. Quando si dice bei quadri significa che corrispondono esattamente ai canoni estetici del bello. Guardate soltanto, non so, Enrico, l'armonia di questo seno femminile. Guardate l'armonia di questi corpi che non nascono per essere tali, ma, ripeto, nascono come pretesto per parlare di colore e per parlare di luce. Quindi, opera numero 5 del maestro Salvatore Tedde, anche qui trattativa riservata. E chiudiamo l'ultima opera, caro Enrico, con l'opera numero 6. Guardate, guardate. Ecco. Grazie Giulio, grazie per l'informazione caro Giulio. Chiudiamo quindi, torniamo all'opera numero 6. Guardate la, la differenza in quest'opera sta in questi occhi, in questi occhi chiusi, in questa presenza di questo colore blu. Ritorna questa ripetitività in questo schema, in questo schema cromatico che l'artista è riuscito così mirabilmente a realizzare, in quest'opera sempre del 2002. Ritorna questa frammentazione, questa sfumatura. Guardate la bellezza, la poesia. Guardate, alla fine vedete tutto quello quando poi faremo... Una carrellata, anzi se abbiamo tempo Enrico mi piacerebbe che tu facessi uno, una carrellata finale su tutti i lavori perché vi rendiate conto veramente di quanto in questi quadri non ci sia niente che disturba ma quanto veramente non ci sia niente lasciato al caso anche nel, soltanto nella collocazione delle teste nella posizione delle teste di queste figure occhi chiusi l'uomo occhi chiusi la donna come niente diciamo sia stonato in un qualcosa che a prima vista potrebbe sembrare casuale. Colori buttati lì? No, signori, assolutamente. Il frutto di un ragionamento, il frutto di, il frutto di uno studio di questo grande maestro da cui ci congediamo per il momento, Salvatore Tedde, ricordatevi, nato ai Tiri in Sardegna nel 1936 grande pittore sardo, grandissimo maestro. Fai una piccola carrellata partendo dalla 1 alla 6. Ricordiamo tutte le opere che voi vedrete, che adesso il mio amico Enrico vi farà vedere per l'ultima volta, a meno che ovviamente non vi diate la puntata in registrata, la puntata sul nostro sito www.progettolab, sono tutti i lavori a cui per i quali, ripeto, oggi noi non parleremo di prezzo, per una questione proprio di riservatezza parliamo di cifre decisamente importanti e lasciamo a voi, amici, il compito di informarvi telefonando al numero che vedete in sovraimpressione, al nostro centralino dove avrete tutte le informazioni per l'opera numero 1, numero 2, numero 3, numero 4 per la numero 5 e chiudiamo con quest'ultima stupenda opera, un po' diversa dalle altre, con l'opera numero 6 di Salvatore Tedde da cui adesso ci congediamo e vogliamo parlare allora di questa... Prima stupenda opera del maestro Tesolin, signori. Chi è? Intanto è giusto spiegare di chi stiamo parlando, signori. Remo Tesolin, classe 1939, artista, come vi dicevo, friulano, grandissimo personaggio, anche lui grandissimo, eh, se vogliamo, esponente dell'arte contemporanea. Perché, signori, eh, oggi vi abbiamo detto parliamo veramente della storia dell'arte attuale, di quegli artisti che saranno davvero, e non è, credetemi, una... Un vezzo il mio, che saranno ricordati sui libri di storia. Guardate per esempio quest'opera, l'opera numero 7, opera, vi anticipo subito: di grandi dimensioni, dimensioni importanti, dimensioni da collezionista, 200 per 180, signori. Parliamo di un'opera, di un lavoro veramente importante, un lavoro enorme, signori. Cosa vedete qui? Vedete la gestualità dell'action painting, vedete. Vedete una sorta di cubismo picassiano. Vedete ecco, eh, il critico Paolo Levi credo che abbia usato le parole più giuste e più adatte per parlare dell'arte di Remo Tesolin, un fiume in piena, un fiume in piena che porta via tutta una serie di istanze pittoriche che partono dal, dall'est europeo. Che prendono quindi Artisti come, appartenenti ad altre discipline, come per esempio Pierpaolo Pasolini, suo corregionario, quindi un poeta, per poi passare a Picasso, a Pollock, a The Koenig. Allora, qui vedete veramente tutta una serie di istanze che mettono insieme l'Occidente... E l'oriente del mondo. Una pittura che se vogliamo definire, la vogliamo definire in un modo, vogliamo parlare di una pittura altamente espressionista, una pittura astratta, sì, vogliamo chiamarla astratta, vogliamo dargli un nome per semplificare, ma non è facile semplificare l'arte di Remo Tesolin, signori. Perché qui voi potete vedere anche lo stesso tipo di percorso realizzato dal maestro Salvatore Tedde con i suoi studi. Qui parliamo di un artista non di un artista autodidatta. Parliamo di un artista che ha avuto diversissimi riconoscimenti in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Giappone, a Hong Kong. Ha scritto di lui Paolo Levi, Vittorio Sgarbi perché hanno visto in lui veramente un artista originale, un artista che Partendo da queste esperienze che comunque partono dall'action painting di Pollo, quindi dai suoi dripping, che poi ricordiamo hanno avuto un grandissimo esponente a livello, a livello nazionale come Emilio Vedova, questa pittura, questa pittura gestuale, questa action painting. E di cui voi vedete qui un primo esempio, un esempio ecco forse decisamente più surrealista. Io lo definirei un, surreal, un surrealismo picassiano, con ecco, eh, Paolo Levi ha coinvolto anche appartenenti ad altre discipline come. Eh, dimmi Giulio. Perfetto, scusa. Grazie Giulio, grazie dell'informazione. Dell ecco, dicevo, parliamo, parliamo di quest'opera, veramente un'opera stupenda per esordire. Dicevamo un'opera di grandi dimensioni, 200 cm x 180 signori. Anche qui parliamo di opere di artisti che hanno fatto veramente un grande percorso, una grande storia. Quindi signori, non stupitevi se qui, anche per quest'opera, oggi veramente <coughs> sembra Enrico che ci siamo messi d'accordo, anche per quest'opera io lascerei che siano i nostri amici da casa a chiedere l'informazione relativa al costo, relativa al prezzo, ricordandovi che sono opere di grandi dimensioni, quindi sono opere sicuramente per collezionisti anche questa con la C maiuscola. Sono opere per amanti dell'arte che vogliono veramente qualcosa in più, qualcosa di speciale. Remo Tesolin lo è. E voi lo vedete in questo lavoro, ecco. Lo vedete in questo lavoro Guardate anche qui l'armonia presente in questi occhi. Guardate il colore, guardate la gestualità, la precisione, pur essendo veramente un lavoro di grandissime dimensioni, signori. Per cui, ripeto, lasciamo a voi da casa richiedere il prezzo specifico per quest'opera di Remo Tesolin, grandissimo artista friulano. Andiamo avanti Giulio, andiamo avanti con l'opera numero 8 perché qui il tempo stringe. Ecco, vedete per esempio quello di cui parlavamo prima, questa pittura gestuale che qui trova veramente una sua ragione di esistere grazie a queste commistioni originali che il maestro Tesolini è riuscito a fare in questi suoi stupendi lavori. Ecco, guardate, bellissimo, bellissimo questo rosso, ritorna sempre diciamo questo vortice. Questo occhio non sappiamo se di un ciclone o di qualcos'altro che sembra voler inghiottire il tutto. Signori, qui c'è veramente una forma d'arte originale. Stiamo parlando, a me ricorda molto un, mio, un altro amico di Selection, eh, ricorda molto un lavoro, il lavoro di Diego Slaico Lussi. Con questa, sua, eh, con questa sua capacità di arrivare all'opera, di arrivare al cuore delle persone col segno, con il tag, questa sua sapienza nell'uso veramente del, delle linee, dei colori, in queste commissioni che lui è riuscito a realizzare. Questo ecco. Quest'arte, questo neofuturismo gotico, insomma, neofuturismo gotico l'hanno voluto definire, questo artista. Per cui, signori, opera, opera numero 8, guardate, guardate. Mi tolgo perché voglio lasciare la, lo spazio a quest'opera, anche questa, diciamo. È un'opera importante, un'opera di dimensioni decisamente importanti. 160 cm x 128. Ecco, io qui invito gli amici a fare una riflessione importante su, su quest'opera. 160 cm x 28, quest'opera viene messa a vostra disposizione a 2900 euro. Attenzione, signori! Attenzione! Drizzate le orecchie in tutti i sensi. Drizzate le orecchie. 160 cm per 128. Per quest'opera ricca di colore, di movimento. Per questo artista che scusate, è ingeneroso veramente fare certe volte dei paragoni, ma che è riuscito veramente a mettere insieme tanti stili, tanti generi, mettere, e trovare un suo stile espressivo unico. 160 centimetri per 28, quindi un quadro veramente di dimensioni importanti, enormi. A 2900 euro. Un'opera che parla di inquietudini, in questo occhio guardate, che ci scruta, che ci osserva, come dice Paolo Levi, che ci giudica, che ci assolve in questa atmosfera un po' claustrofobica. Sicuramente stiamo parlando di opere meno quiete rispetto a quelle del, dell'amico Salvatore Tedde, opere decisamente più inquietanti, più forti. Sono opere diciamo, che sono espressioniste ma non solo. Io devo dire la verità, nel vedere questi lavori di Tesolini io mi sento veramente, provo un'emozione un forte perché vedete... Si ha proprio la sensazione di qualcosa che ci sta spiando, di questa sorta di grande fratello che aleggia un po' sulle nostre teste, con questo rosso acceso in questo sfondo così in bianco e nero. Questo grande occhio che ci guarda. Chi lo sa che cos'è questo occhio? L'occhio di Dio? L'occhio di chi non vuole che la nostra indipendenza di movimento, di pensiero, chi lo può dire? Quello che importa è che questo lavoro viene fatto, e ti ringrazio davvero Giulio e Enrico per questi bellissimi stacchi che mi state facendo sull'opera, alla fine dei conti con un'opera apparentemente semplice, ma dove c'è veramente un grandissimo lavoro proprio nello studio, nel del gesto, c'è un grandissimo lavoro soprattutto nella volontà di voler parlare, di voler comunicare, di voler dire determinate cose con questa forza, nel colore, nel movimento, che sapete, prende comunque prende comunque il il là dall'espressionismo astratto americano, ma soprattutto la cosa bella è che lui, uomo del nord-est, uomo mitteleuropeo, è riuscito a mettere insieme queste diverse istanze americane, quindi di un mondo che per noi è così lontano, con una ricercatezza dal punto di vista poetico, letterario. Ho citato prima Kafka, signori. Kafka appartiene alla Mitteleuropa, appartiene a un mondo, al mondo del 1900, mondo a cavallo tra due secoli, quando c'era, quindi ha tradotto benissimo l'inquietudine dell'uomo contemporaneo. Remo Tesolin fa lo stesso identico lavoro. Nel 2013 traduce le inquietudini dell'uomo d'oggi creando una forma pittorica decisamente originale e tutto questo viene tradotto in una forma più accessibile in termini di misure 160 cm x 128, guardate, 2900 euro. Addrizzate, scusate, <coughs> Ho detto giusto Enrico, no, drizzate, usiamo, drizzate è un termine delle parti mie, un po' di giù, della, della bassa Italia. Drizzate le orecchie, drizzate le orecchie perché questa è veramente una proposta selection, 2900 euro opera numero 8. Andiamo avanti Enrico, andiamo avanti Giulio, andiamo avanti in questa carrellata stupenda di... eccolo qui, ah, guardate, questo è veramente una chicca, perché signori... L'arte espressiva, l'espressionismo, l'action painting non hanno bisogno per forza di cose, ed è qui vedete già che si coglie un po' la differenza tra Remo Tesolin e altri artisti di simile corrente, diciamo così, non è soltanto il grande formato quello che caratterizza una forma d'arte che ha bisogno di un'ampia gestualità ma anche sul piccolo formato si riescono a realizzare dei capolavori tali e quali a quelli che voi avete visto precedentemente. Ecco qui, ecco vedete l'opera numero 9. Vi dico subito che parliamo di un'opera 65 cm x 50. Pensate, stiamo parlando di, di un'opera di acrilico realizzato su questi tre cartoncini. Queste tre tele, scusate, queste tre piccole tele che vengono montate in maniera vedete, volutamente, volutamente sfasata, questa, questa verticale imperfetta, che viene poi a sua volta montata su un'altra opera che è realizzata su una tavola in legno. Quindi, vedete. Quattro opere, un'opera che è composta di quattro opere contemporaneamente, quindi questa grandissima genialità di Remo Tesolin si vede qui soprattutto grazie all'uso sapiente delle forme e del colore. Un lavoro stupendo, guardate signori, un lavoro veramente unico, bellissimo, guardate veramente, ecco, guardate, guardate, ditemi voi se non è un lavoro veramente di una bellezza, di una precisione a dispetto vedete della casualità con cui l'artista sembra che abbia voluto far realizzare un'opera come questa, questa asimmetria esistente tra questi tre elementi. Guardate come alla fine rimane un'opera leggibilissima dove c'è sempre alla fine l'armonia, signori, perché alla fine parliamo di opere armoniche. L'abbiamo visto per Salvatore Tedde dove molto spesso i colori sembravano essere accostati quasi casualmente, lo vediamo soprattutto in un grande artista che usa un linguaggio completamente diverso, completamente agli antipodi rispetto a Salvatore Tedde, Remo Tesolin. Ma signori, non dovete allora perdervi questa opportunità, perché qui non stiamo parlando soltanto di un grande artista, qui parliamo di opere che sono state selezionate da noi, sono state scelte da noi per essere messe a vostra disposizione a delle cifre accessibili, perché questo 65 cm x 50, ricordiamo legno, tela, colore acrilico, bellissimo lavoro, è per voi, amici, posto a 1500 euro, signori. Niente in confronto alle quotazioni di mercato attuali di Remo Tesolin, niente in confronto ai lavori di grandi dimensioni come il primo per il, per il quale ricordiamo la richiesta è sottoposta a una trattativa riservata. Ma signori, questa è una chicca proprio da Selection, grandissimo lavoro di Remo Tesolin, 1500 euro, 65 cm per 50. Opera numero 9, seguendo quindi, chiedete l'opera numero 9 di Remo Tesolin, ricordate, non ci, non ci stancheremo mai di ripetere, poi faremo anche magari se abbiamo tempo una piccola carrellata. Chiudiamo, chiudiamo con l'ultimo lavoro Enrico, chiudiamo Giulio, Ah, ed ecco l'apoteosi finale, l'apoteosi finale delle nostre puntate di Selection. Ritorna, guardate questo occhio, guardate la bellezza di questo occhio in questa sorta di paesaggio al tramonto, con questo flusso, con questo flusso di colore che veramente non ha niente invi da invidiare al grande polo. Ma guardate, ma guardate l'energia, veramente. veramente eh, Paolo Levi non poteva usare termine diverso. Questo miscuglio di, scusate il brutto termine, questo. Questa commistione di questa cultura europea, mitteleuropea e questa cultura d'oltreoceano, che cosa ha portato? Queste immagini che ricordiamo sono immagini dell'inconscio perché ricordiamo come nascono le opere di action painting, quasi frutto di una casualità. L'artista va in una sorta di trance che lo porta a realizzare queste ampie pennellate, questi segni o far cadere queste gocce di colore, questo dripping. Questa grandissima invenzione nell'arte contemporanea, guardate, che qui però ha qualcosa di ben diverso, di armonico, qualcosa di europeo, qualcosa che signori nasce perché c'è dietro uno studio, una cultura, ci sono millenni di storia che portano poi a questo risultato. Perché qui noi abbiamo una tradizione in Italia, in Europa, soprattutto in Italia, ricordiamo, abbiamo una tradizione che si perde nella notte dei tempi. È vero, è importante prendere dagli amici americani, ci hanno insegnato parecchio in termini di arte moderna, di qualcosa che era completamente scevra da qualunque tipo di eh, connotato culturale, da qualunque tipo di aggancio storico qualcosa di originale, vero, nato da delle menti che non erano magari state educate all'arte, ma qui voi vedete un artista che è riuscito a fare l'una e l'altra cosa. Quindi attenzione signori, perché anche qui stiamo parlando di un artista per le collezioni con la C maiuscola, ma soprattutto se parliamo di opere come quelle che avete visto prima, opere davanti alle quali non è assolutamente possibile non... Non commuoversi, non provare una sensazione forte, come per esempio in quest'opera, l'opera numero 10 con cui chiudiamo questa bellissima carrellata su questi due grandi artisti Salvatore Ted e Remo Tesolin, 73 cm per 50, non vi sembra un'opera, un lavoro per le vostre case, eh? Enrico, tu che sei collezionista d'arte, un formato del genere lo possiamo mettere in casa. Tra l'altro è una rarità signori avere un formato del genere per un pittore espressionista per un lavoro di action painting ed è ancora più raro poter mettere in casa vostra un'opera di un grande artista come Remo Tesolin, classe 1939, quindi parliamo di un artista di 74 anni. I primi giudizi critici di lui, su lui sono stati scritti negli anni 60, non so se rendo l'idea. Lui è coevo ai grandi movimenti espressionistici di oltreoceano e che è arrivato a noi oggi con lavori di questo tipo, oggi sugli schermi di Selection. Un lavoro stupendo, signori, anche qui drizzate, aprite in tutti i modi possibili le vostre orecchie, a 2.200 euro, 2.200 euro, per questo occhio, questo occhio che ci guarda in mezzo a, questi, a questo bailamme di colori, di fiamme, signori, queste forme che sprizzano da tutte le parti. È un'opera che dà energia, un'opera che solo a guardarla dà energia, dà consapevolezza, dà un'emozione fortissima e tutto questo a 2200 euro, signori. Quindi noi di Selection non ci smentiamo mai, dove possiamo facciamo dei grandissimi sforzi per riuscire a dare a voi, cari amici, la possibilità di avvicinarvi a queste opere a dei prezzi. Da 2013, sono le nostre offerte, sono le nostre condizioni per creare e per arricchire le collezioni di un artista, di artisti contemporanei. Ecco, signori, facciamo una piccola carrellata allora ancora. Grazie, Giulio. Guardate, guardate questi, questi quattro lavori. Ecco, questi quattro lavori in rapida successione del nostro amico Remo Tesolin. Guardate. Guardate se non sono stupendi questi lavori. Ricordiamo, per l'opera numero 7 trattativa riservata, opera numero 8, puoi tornare sull'opera numero 8 Giulio? Ecco qui, opera numero 8, 2900 euro, 160 cm per 128. Opera numero 9, quella che io consiglio caldamente, signori, eh, perché avete visto si differenzia completamente dagli altri lavori. Questa è veramente una chicca, 65 cm x 50, opere che hanno più materia, polimate, altamente polimateriche, acrilico, su queste tre tele e su una lastra, su una tavola di legno. 1500 euro e chiudiamo con l'ultima opera. L'opera numero 10, eccola qui, l'apoteosi finale, a 2.200 euro, un lavoro 73 cm per 50. Bene signori, è stata veramente una puntata stupenda, puntata stupenda come tutte le altre che ho avuto modo di presentare, ma questa sera qualcosa di particolare, forse sarà stata quest'area d'estate, questa eh, serata di colori. E frutto ovviamente e dono di artisti veramente con pochi pari, almeno da quando lavoro in questa, per questa stupenda emittente e per questo programma che, appunto, che si chiama Selection. Signori, spero di avervi dato degli ottimi consigli per gli acquisti anche in questa serata. Vi auguro comunque una buona estate, una buona continuazione d'estate. Spero, ripeto, che questa serata vi abbia dato delle emozioni e soprattutto anche fatto ragionare su quelli che sono i veri maestri dell'arte contemporanea oggi. Per cui, signori, anche questa sera, a maggior ragione, la chiusura non può essere che viva l'arte. Arrivederci.